Flavio, hai visto che mi sono messo la camicia rosa? Hai fatto bene, Luca. Ecco. Ottima scelta. Invece oggi sono NASA, NASA branded. Okay. un filo americano. Esatto, filo NASA. Filo NASA. Ricordo che una volta nel 1900, sarà Secolo stato il 90, scorso. nel secolo scorso, nel 1996 o 97, ho scritto alla NASA, ma forse anche prima, sai, perché ho scritto alla NASA, no, 1996-97, ho scritto un'email alla NASA e mi hanno mandato a casa un sacco di CD con tutte le fotografie fatte di Marte, eccetera. Chissà che fine ha fatto tutto questo materiale, boh, chissà, dove l'avrò Quale abbandonato, casa? in quale magione, ecco, in quale Manson, l'ho, Senti, chissà. a proposito di Mansons, Che sai chi abbiamo stasera? Prima abbiamo? Perché io gli Piero inviti, Fissore. ovviamente io gli inviti non li faccio, quindi non so chi c'è, ecco, quindi. Prima Piero Fissore. Piero Poi Fissore, Piero Fissore, Piero cioè Fissore. Small Towns, Towns. Lavagna, Guarda cioè che ti mille. saluta Bruno Leotta, da cui deve andare domani, eh. Ok, Bruno, arrivo. 1987, mamma mia, ragazzi, qua siamo proprio nell'archeologia. E poi chi c'è? E poi un divulgatore scientifico, Silvano Fuso. Silvano Fuso, cioè grandioso, grandioso, con l'ultimo libro sulla magia. Sull'ultimo libro sulla magia. La magia, Silvano Fuso che iscritto al CICAP, cioè non si scherza qui con le storie. In pratica è in grado di svelare qualsiasi cosa, Cioè, Silvano Fuso. noi abbiamo avuto ospite di morghi Marco Pepè, e poi noi abbiamo qua uno del CICAP. Del CICAP, siamo Fantastico, siamo proprio fantastici. schizofrenici, direi quasi. Ecco. Sì, No, sì, non sì, sì. c'è. E comunque il primo mi sembra di intuire, no, ma faccio finta, non è vero, so tutto perfettamente. Il nostro primo ospite è, signore Piero, e signore e signori, Piero Fissore. signori. Ma com'è più? Dobbiamo chiamare la sigla, non mi ricordo già più niente. Sigla. Ah, dobbiamo chiamarla, allora aspetta. Sigla. Ridillo, ridillo. Sigla. Come eu? Signore e signori, Piero Fissore. Ciao a tutti, Ciao ciao, Piero, ho fatto il ciao Luca, roboante, ma ciao. Ma è più bello è Piero Fissore, più tranquillo. Senti, cosa ne pensi della velocità, Piero? della velocità, non sono molto amico della velocità. Nemmeno io. Nemmeno io. Preferisco la lentezza, francamente. Consente, in sintesi, secondo me, di vivere meglio e comunque di affrontare l'agricoltura migliore, secondo me, più umana, mi viene da dire. Guarda, ti posso dire questo. Io una decina d'anni fa, forse anche qualcosa di più, ho riscoperto la lentezza. Ho letto un libro, non mi ricordo l'autore, questo è grave perché evidentemente sto invecchiando, che si intitola L'elogio della lentezza,
Conosco il titolo. Sì. E contemporaneamente ho letto un libro che fa il paio con questo, che si intitola Il mondo a piedi. Beh, non lo conosco, ma il titolo è bello. Il titolo è bello. Bene, e credo che la lentezza e il grounding, dicono così gli americani, i piedi, la camminata, vadano in qualche maniera riscoperti. Tu cosa ne pensi? Sono d'accordo totalmente. Poi personalmente, per casi che non sto a raccontare, da 5 anni a questa parte ho scoperto, direi, il piacere delle camminate lunghe nella natura, in spiaggia spesso, anche d'inverno, oppure appunto nella natura. È un'attività così meravigliosa, secondo me. Sì. Senti, tu sei di Bergamo, sì, anche se hai un accento ligure. Ma ci sono stato a Bergamo. Ci sono stato 2 mesi, credo, se al massimo. Dopo 2 mesi eravamo già a Genova, quindi mi considero ligure. Sì. Sì. Ci allora, sono proprio per sbaglio, penso. Sì, vabbè. Perché mi ricorda la storia di un vecchio signore romano che incontrava Marina di Grosseto. Io sono andato 26 anni al mare a Marina di Grosseto, 25. E c'era questo signor Carboni, che credo che ora non ci sia più, peraltro, essendo più vecchio di mio padre, quindi, e romanissimo. E allora, come dicevamo, ma lei è per la Roma o per la Lazio? C'è l'Atalanta. Perché? Perché sono nato a Bergamo e lì ho vissuto i primi 2 mesi. Coincidenze. Sì. Senti, parliamo di cose più serie. Tu sei cantante, chitarrista, autore di testi e musiche. Dove ti vedi di più come dimensione? Ma tutto per me parte dalla scrittura, sempre. Infatti sono un cantautore anche ai tempi in cui ho iniziato, scrivevo, componevo le canzoni. Parte dalla scrittura e poi ci sono le diverse forme espressive alle quali applico la mia scrittura. Diverse forme che sono poi le mie passioni. La musica è una passione formidabile che mi porterò dentro fino alla fine, e lo stesso la scrittura in quanto tale. Alcuni anni fa ho pubblicato un libro, ho scritto, sono più di 30 anni che lavoro in ambito fumettistico scrivendo soggetti e sceneggiature, ho scritto anche qualche articolo. Scrivere per me è una cosa molto naturale e naturalmente, ovviamente facendomi un po' di mazzo per imparare le diverse tecniche e tutte le cose che vanno imparate, l'ho applicata alle diverse forme espressive. Alle diverse forme espressive. Senti, però tu nasci come rockettaro. Sì, sì, ma io sono un rocker. Tu sei un rocker. Nasco. Guarda, il primo gruppo di cui ho fatto parte era il 1984, si chiamava Big Henry and the Hollers, dove Big Henry era il batterista, che si chiamava Enrico ed era un tipo abbastanza grande e grosso. The Hollers, così lo dico, era gli Howler, erano i primi urlatori. Howler. Sì, però una cosa applicata al blues, sono quelli che cantavano nei campi. Mm-hmm. E da Howler, che è la dicitura corretta, poi è diventato, ma da subito, Hollers.
e per cui ero in quel gruppo lì. E ricordo quando ho scoperto proprio la magia del rock and roll, perché facevamo Boom Boom, conosci la canzone di John Luker? Boom Boom. E il tastierista, che tra l'altro è rimasto con me per tutto questo tempo, sono quasi 40 anni che suoniamo insieme, aveva proposto di suonarla, di accelerarla e di dargli un tempo appunto veloce, prendendo come esempio una canzone di Joe Jackson. E quindi fino a quel momento lì l'avevamo fatta nel modo tradizionale, parabara, barabara, pa, 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 pa. E quando sono partiti, io all'epoca cantavo solo, quando è partito il gruppo invece con questo riff fatto veloce, dritto, rock and roll, ho sentito veramente una scossa elettrica attraversarmi da testa ai piedi e mi è rimasta quella elettricità. Dico sempre che il rock and roll è l'unica musica che riesce a elettrizzarmi. Poi apprezzo tutte le musiche, non sono razzista in nessun senso e tantomeno in senso musicale, però il rock and roll ha qualcosa che mi dà elettricità proprio. E invece come scrivi da cantautore? Come scrivo, cosa intendi? In che modo sei cantautore? Sei cantautore classico all'italiana? Secondo me no, nel senso che ci sono molte influenze nei miei brani, nel disco che ho pubblicato, veramente molte influenze. La cosa che mi ha colpito, la cosa che ho notato è stata che scrivendo i testi in italiano ho avuto bisogno di approfondire, di allargare un po' il mio panorama musicale, perché altrimenti, anche per questioni di metrica e non di questioni tecniche, alcune cose riuscivano artificiose, quindi ho dovuto allargare un po' il mio ambito musicale perché le canzoni suonassero in modo naturale. E poi vorrei dire un'altra cosa, che per scrivere dei veri testi rock, restando al panorama italiano, devi essere Vasco Rossi. Io non sono un particolare fan di Vasco Rossi, anche se lo apprezzo molto. Nel senso che nella musica non si può fingere tanto, e quindi secondo me lui, anche per sua storia personale eccetera, naturalmente fa le cose che fa e riesce credibile, altrimenti non è proprio facile risultare credibili suonando rock in italiano. Il titolo del tuo ultimo disco è Nomade Stanziale. Ecco, era lì che volevo arrivare. Tu sei un nomade stanziale. Sì. Spiegaci un po' la scelta di questo titolo. Beh, intanto evidentemente è anche un gioco di parole, un ossimoro, no? Sì. Però contiene della verità, nel senso che c'è un nomadismo che secondo me appartiene a tutti quanti, e in particolare poi in questa epoca di precarietà totale, lo viviamo anche non volentieri, magari, ma lo viviamo sulla nostra pelle. Parlo per esempio del nomadismo professionale che costringe molte persone, anzi moltissime persone, a vagare da un lavoro all'altro, così, avendo come unico scopo la sopravvivenza, e questa è una cosa che io detesto fortemente. Poi c'è ovviamente il nomadismo sentimentale, nel senso relazioni che iniziano, finiscono, non solo relazioni uomo-donna, anche relazioni amichevoli. E questo secondo me è perlomeno io vivo tutto ciò come una specie veramente di nomadismo interiore, personale, che ha il vantaggio di... è anche una scelta, è una scelta, anche non è solo una condizione che mi ritrovo così.
La cosa che mi piace particolarmente è che questo stato un po' nomade consente di soddisfare una mia tendenza alla curiosità e quindi mi consento, essendo un nomade, di guardare di qua, di guardare di là, di non sentirmi legato a concetti o stereotipi in partenza, ecco, senza che questo significhi granché, però mi fa sentire sempre, sempre in gioco. Ecco. Beh, hai detto che sei nomade anche fra le varie arti, appunto, nel senso che canti, disegni, scrivi. No, non disegno, professionalmente. Professionalmente no. No, scrivo sceneggiature per i racconti a fumetti. Sì, scritto, sì, l'hai scritto però per accidenti, per Sergio Bonelli. Sì. Ho collaborato con la casa editrice Bonelli Editore da molti anni, da decenni. Ho scritto degli episodi del poliziesco Nick Rider, anche qui c'è una specie di nomadismo, ma questo appartiene a tutti quelli che fanno questo mestiere, nel senso che ho scritto il poliziesco Nick Rider, ho scritto Nathan Never, che è fantascienza, sempre fantascienza con agenzia Alfa, e adesso sto collaborando a una serie che è uscita un anno fa, che si intitola Odessa, una serie che avrà presumibilmente un termine, poi si vedrà al termine appunto del primo ciclo di storie, se andare avanti o meno. Tra qualche mese uscirà il mio secondo albo di Odessa. E poi per dire, a proposito di nomadismo, perché c'è un salto, collaborare con Bonelli e con le Edizioni Paoline. Sì, c'è un salto, ma tieni conto, vabbè, ho iniziato con le Paoline nell'88, mi sembra, sì, nell'88. All'epoca era abbastanza consueto che i professionisti del fumetto collaborassero con entrambi gli editori, un po' perché erano vicini, le redazioni erano proprio vicine, una in Via Giotto e l'altra da Buonarroti a Milano, e l'altra perché comunque erano ovviamente Bonelli in un senso e il giornalino delle Paoline nell'altro, comunque due testate, due realtà storiche, ecco, lo sarebbero ancora. In particolare, mi riferisco, uso il condizionale in particolare per il giornalino che è un po', non ha chiuso ma ha smantellato la redazione, ma questo da alcuni anni. E quindi è un po', diciamo, si è un po' ridotta il giornale in sé si è un po' ridotto, ecco. E io devo dire che al giornalino ovviamente non ho mai proposto, che ne so, storie di sesso selvaggio, ma questo neanche a Bonelli interesserebbe, ecco. Però tutto quello che ho scritto non ho mai subito censure, né me ne sono fatte da solo, fatti salvi alcuni paletti, appunto, tipo storie pornografiche o parolacce che solo un pazzo le avrebbe proposte. Però per il resto ho potuto fare delle cose anche interessanti, anche per loro. Senti, ti saluta per dire Davide Cabona, dice Oh, artista Davide. vero, grande Sì. Piero. Beh, anche lui, eh. Ciao, Davide. Eh sì, ti saluta la nostra Morgi Bloom che avremo subito dopo di te per i suoi 10 minuti, Morgana. E ti saluta la mia cara amica Maddalena Leali. Ciao. Senti, hai scritto un breve saggio su Hector Esterheld. Ah, Esterheld, sì. Esterheld era uno sceneggiatore argentino, è stato quello che ha scritto L'Eternauta, che io spero che conoscano,
tutti, e chi non lo conosce lo invito caldamente a recuperarlo e a leggerlo, perché è uno dei più bei racconti a fumetti mai scritti. Una storia abbastanza lunga, in due parti, poi ne uscì anche una terza, ma non scritta da Oester molti anni dopo. E ho scritto questo breve saggio perché è uno degli scrittori di fumetti che più mi sono piaciuti quando ero ragazzo, che su Lancio Story leggevo l'Eternauta a puntate, e era una magia. E poi ha avuto un destino tragico quest'uomo, nel senso che è uno dei desaparecidos, lui e anche le figlie sono desaparecidos tutti quanti durante la dittatura argentina, sono spariti. Il disegnatore Alberto Breccia, che era un argentino anche lui e aveva collaborato con Oesterheld, aveva raccontato qualche particolare abbastanza così trucido, non mi viene altro termine, sulla fine della famiglia Oesterheld. E insomma, avevo scritto, sì, era un duplice omaggio alla persona professionale, diciamo, e alla persona invece umana, mi scuso per la dialettica non precisissima, comunque alla persona, perché in qualche modo le due cose, e non è una cosa tanto frequente, mi sembrava che coincidessero in quella persona. Ma ribadisco, uno dei più grandi scrittori di fumetti di ogni epoca, ha scritto per Hugo Pratt, Ernie Pike, il sergente Kirk, e poi l'Eternauta, che è un racconto fantastico, lo ripeto, Sherlock Time per i disegni di Breccia, quasi tutte cose che poi sono arrivate in Italia sulle pagine di Lancia Story negli anni 70, quindi in un formato che io ho goduto, ovviamente, però non tanto in pompa magna, ecco, però nonostante appunto il formato, era un settimanale, non di grandi dimensioni, la potenza delle storie veniva fuori dirompente proprio anche lì. Poi hai pubblicato un libro per i freddi. Oh, sì. Sì. Parliamo un po' di questo libro. Guarda, sono stato veramente contento di farlo. Mi è venuto in mente di scrivere le storie di cinque donne immigrate nel territorio della provincia di Genova dai cinque continenti. E così ho iniziato a cercarle, le ho trovate, nel corso di varie sedute con ognuna, lunghe interviste che poi ho sbobinato e ho messo e ordinato per poi trascriverle sul libro. E ognuna di loro mi ha raccontato la sua vita, praticamente. Una dall'Australia, una dalla Moldavia, una dalla Cina, una dal Senegal e una dal Perù. E una cosa che mi aveva colpito molto, ma molto, era stato, dopo l'iniziale, ma breve, un po' rigidità, il sollievo, il piacere che queste donne hanno avuto nel raccontare la propria esistenza. È possibile che mi abbiano raccontato anche delle balle oppure delle mezze verità, ma non è una cosa importante né essenziale, perché comunque dal loro racconto è venuta fuori, attraverso il loro racconto hanno espresso il senso che per loro ha avuto, fino al momento in cui ci siamo incontrati, la loro storia. È stata un'esperienza notevole, proprio molto bella per me. Senti, ora ti faccio fare una domanda da Morgana, ma prima, a proposito di quello che hai detto di Oesterheld, Giorgio Grimaldi dice: molto bello l'Eternauta, l'ho letto nell'edizione pubblicata con la serie Fumetti di Repubblica, è vero, uno dei più grandi. Sono d'accordo, sì. Sì. Faccio, Flavio, fai entrare Morgana che vuole fare una domanda.
Buonasera Piero, buonasera Luca, buonasera a Ciao, tutti, bravo. allora, la redazione dell'Ora di Amadeus e i nostri ascoltatori. Piacere di Buonasera, conoscerti Morgana. Piero, ho sentito. Altrettanto. Dimmi pure. No, niente, No, no, allora, ho no, no. sentito un. Sono entrata, appunto, mi sono sistemata, preparato lo studio, tutto quanto, e volevo appunto, così, visto che parlavi di fumetti e la mia infanzia e giovinezza è stata dominata dal mondo dei fumetti per motivi familiari, diciamo. Mio padre era, non so se lo conosci, editore del Club anni 30. Non so se ne hai mai sentito Sì, ci parlare. sono, ricordo. Sì, 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 Ecco, sì, sì. quindi ho vissuto di riflesso questo mondo e l'ho un po' subito effettivamente, perché poi alla fine la passione era la sua e non la mia, quindi io non l'ho portata avanti nonostante volesse che portassi avanti questo tipo di discorso. Però appunto, quindi il mondo del collezionismo, il mondo del fumetto d'antiquariato, perché lui faceva appunto anni 30, 40, 50 sostanzialmente, con edizioni anastatiche, anagrafiche, e quindi insomma era un profondo conoscitore di questo ambiente che io invece ho sempre considerato un po' strano effettivamente. Ecco, non che io non sia strana, come puoi ben notare, però strano in una maniera che non mi era compatibile, per cui insomma quella un po' era la sua strada e io ho seguito poi la mia e ho fatto cose completamente diverse, come è giusto che sia. E quindi tu, io ho perso la parte iniziale, sei uno sceneggiatore di fumetti, Cantante, autore. ecco, quindi un artista tutto tondo sostanzialmente, quindi in tante cose. In realtà non ho una domanda da farti, volevo solo ricordare questo episodio, appunto, cioè questo episodio, questa parte della mia vita che non tiro mai fuori perché la tengo anche un po' nascosta, non era mia, eccetera. Però se ti devo parlare di fumetti, di questo mondo, di persone che ho conosciuto personalmente e che appunto hanno riempito la mia casa, che era sempre brulicante di collezionisti che cercavano rarità che mio padre possedeva e cose eccetera. Quindi niente, un saluto, era un intervento, ecco, un po' di un ricordo di questo genere, ecco, Un non, tuo se vuoi aggiungere ricordo, qualcosa, sì. certo. Ma no, Non so, mi ricordo. ricordo che insieme a un amico disegnatore eravamo stati Avevate uno uno spazio, non spazio, negozio tipo. sì, avevamo un negozio di Vico Casana a Genova. Esatto, Esatto, sì, mi ci ricordo, ci andavamo. Ah, siete venuti, quindi mi avete anche Sì, era conosciuto. Perché io all'inizio lavoravo lì con mia madre che probabilmente. aveva appunto aperto questo negozio con gli avanzi di casa sostanzialmente, poi si era evoluto, ma era uno sfogo per liberare casa dall'eccesso Ah, di ecco. merchandising. Quindi insomma, ci sono passato adesso, ora c'è un corniciaio, mi sembra, comunque sempre più o meno nell'ambito. E quindi appunto. Nell'arte. Sì. Però appunto mio padre è morto nel 2005, e secondo me è stata la sua grande fortuna perché non ha visto il suo declino. Ossia il fumetto da analogico, perché lui faceva un fumetto sostanzialmente analogico, lavorava con le pellicole ad alto contrasto, quindi le ritoccava con il rosso coprente, con il tavolo luminoso, le traduzioni venivano, il lettering veniva fatto a mano da un artigiano qui di Genova che faceva questo tipo di lavori e ha Chi avuto era? appunto Chi la. era? Raveioli, Era Ravaioli, Pietro Ravaioli. l'ho Sì, conosciuto. ecco. E ogni tanto mi mandava in missione sua Coronata lì a cima Via dei 60 dove abitava e io lo andavo a portare, riprendere i lavori fatti, eccetera. E
ha avuto appunto la grande fortuna di non ave, di non vedere il declino del suo mondo, perché il suo mondo poi alla fine è finito, perché i collezionisti che collezionavano Gordon, Cinefranco, Jim della Giungla, Red Barry, ne potrei aggiungere centinaia, di cui ha fatto ed è riuscito a completare fortunatamente tutte le serie, alla fine poi si sono esauriti, cioè quello che lui ha fatto si è concluso e lui non ha avuto diciamo il dolore di vedere che poi alla fine tutto quello che ha lasciato nel magazzino di delle, diciamo delle tirature che erano state diciamo invendute, perché lui per vendere non so, 300 pezzi ne stampava comunque 1000, perché economicamente aveva senso questo tipo di discorso. Dopodiché sono state mandate al macero, uno per mantenere il valore, diciamo, dei pezzi che sono stati venduti e per non darli al mercato, diciamo, delle pulci sostanzialmente. Il fumetto adesso si è evoluto in maniera completamente diversa. Ecco, come si è evoluto dal 2005 a oggi che io ho perso completamente? Ecco, la mia domanda può essere questa: come si è, cosa avrebbe potuto fare mio padre che faceva quelle cose adesso? Domandone questa. Dal 2005 a oggi. In effetti, Il mondo del fumetto è cambiato brutalmente. E uso brutalmente perché c'è stato un drastico calo delle vendite che continua e che la situazione che stiamo vivendo sta accentuando. E quindi sì, cioè, se vogliamo dire così, posso essere d'accordo con te, tuo papà è stato fortunato perché sicuramente non scomparirà il fumetto, ma credo che sia destinato a diventare sempre di più un mondo di nicchia, un mondo di nicchia. Quando ero ragazzo io si leggevano i fumetti, ora i ragazzi fanno altro e a leggere i fumetti sono rimasti per la maggior parte quelli che li leggevano molti anni fa. È difficile conquistare nuovi lettori. Non tanto per la validità o meno delle proposte editoriali, che ci sono sempre cose belle che escono, ma perché appunto i ragazzi di oggi vivono, i loro divertimenti sono altri, sono smartphone, YouTube, e via dicendo. Non giudico, ogni epoca ha le sue cose, però il mondo del fumetto probabilmente diventerà una piccola nicchia, e questo così ovviamente è una cosa direi grave, sì, grave per molti professionisti, perché restringendosi gli spazi di pubblicazione si restringe anche lo spazio lavorativo. Senti, invece, volevo chiederti un'altra cosa, perché io ho lasciato in disparte un capitolo. Abbiamo parlato di molto, ma non degli small towns. Oh, gli small towns. Gli small towns sono stati l'inizio. Dopo quel gruppo di cui ti Gli parlavo, Hollers. gli Howler, lì avevano suonato un anno e mezzo, facevamo solo cover. E io già avevo iniziato a scrivere le canzoni, quindi a un certo momento ho detto io non voglio più fare le cover, voglio fare i brani originali. E quindi avevo abbandonato il gruppo insieme al tastierista e al chitarrista che si chiamava Roberto Luzzenenti, molto bravo e che purtroppo è morto alcuni anni fa. Quindi noi tre avevamo iniziato e avevamo così costituito il nucleo degli Small Towns. Poi sono arrivati Lelio Molla al basso e Gino Pacello alla batteria. Ed è uno di quei casi in cui l'insieme era più della somma dei valori dei singoli elementi. C'era qualcosa di speciale, come a volte succede che così si esprimeva attraverso il gruppo, la musica, in un modo secondo me notevole, ma non, diciamo,
dico secondo me, ma in effetti eravamo poi stati notati da, da vari personaggi dell'ambiente musicale. C'era qualche cosa di magico in quel gruppo. È stata un'esperienza fantastica. Poi, come spesso succede, non so se avete presente il film, a me viene in mente il film Commitments, che dopo che... e poi succedono cose per cui uno magari ha un'idea, uno ne ha un'altra, e il gruppo poi si è dissolto, diciamo così, dopo breve, dopo 2 o 3 anni. Poi ho continuato a suonare comunque per... ormai è una vita che suono, e dirò una verità qui, che spinto da gestori di locali, o che per un bel po' di tempo ho continuato a usare quel nome, ma i veri Small Towns sono solo quelli del 1987-88. Gli altri direi Small Towns 2.0, ecco, per essere buoni. Allora non usava dire così. Eh no, Flavio. Allora no. Flavio. Flavio. Mi chiami, non mi avvisi. Che sei un po' birichino, Luca. Cioè, sei birichino, adesso ti punirò un giorno o l'altro. Vabbè. Ciao Morgana, innanzitutto. Allora, Di Piero, io ripeto, gliel'ho detto prima, ci siamo rivisti in virtuale dopo... quanti anni sono? 20, Bruno, 30 anni, perché comunque gli Small Towns li ricordo 30. Bene, parteciparono a una delle prime edizioni di Oltre Jukebox, parteciparono al disco di Oltre Jukebox, forse ci siamo rivisti un qualche altra volta perché hanno fatto qualcosa magari per il circolo, eccetera. Essendo poi un gruppo caratterizzato sul Levante, era un gruppo che ruotava sempre intorno alla dimensione di Luigi Di Lorenzo, eccetera. Quindi Luigi Di Lorenzo aveva un po' la delega a operare come circolo arte e musica nella parte del Levante, quindi eccetera. Rivederla stasera mi ha fatto piacere, ma devo precisare una cosa, che non è tanto rivederlo stasera, ma invitarlo, perché il piacere di invitarlo, grazie alla Linda Dell che ti ha intervistato, quindi ringraziamo anche Linda che mi ha... Dico, accidenti, Piero, ma io devo chiamare Piero, perché sporca miseria, sì, e allora ho detto, bisogna chiamarlo. Non sapevo del tuo percorso fumettistico, delle sceneggiature, eccetera, questo non lo sapevo. Io l'ho chiamato soprattutto per la dimensione musicale, ma vedo che invece abbiamo una dimensione molto più ampia e mi è piaciuto stasera sentire questo. Ecco. Inoltre poi è intervenuta Morgana e combinazione il papà di Morgana. Lo conosco, l'ho conosciuto, l'ho apprezzato tantissimo, il lavoro che faceva di questa ricostruzione dei fumetti era veramente una cosa bellissima, lo vedevi lì che faceva questi ritocchi a questi accettati che portava dall'America, cioè, interessantissimo. Quindi una serata che è iniziata, perché continuiamo adesso... con 10 minuti di Morgana, il saluto di Morgana, che bella, un amarcord, un po' di tutto un po', ma soprattutto i progetti questi qui di Piero, che sono progetti concreti, ecco. Ho accennato al libro sulle donne, il suo bellissimo video che è uscito. Quando è uscito, Piero, il tuo video? È uscito non molto tempo fa. Esatto. Che è toccante, andatelo a vedere, è un video sulle migrazioni, sui barconi, cioè è una cosa che quando lo vedi ti dà il giusto pugno, ecco, ti dà quel senso di come siamo piccoli e come dovremmo essere un pochino più grandi, ecco. E quindi, grazie. Ripeto, c'è quella dimensione artistica che
che si coniuga anche nella modestia e nella pacatezza e nella lentezza, come tu hai giustamente citato. Chiudo dicendo che questa è una serata del Levante, perché il prossimo ospite, perché adesso abbiamo il salotto di Morgana, ma il prossimo ospite sarà di Lavagna, è nato a Lavagna e. Quindi lascio la parola a Luca affinché vada. Ringraziamo Flavio per l'intervento, ringraziamo Morgana per l'intervento, ma Morgana sta lì, e ringraziamo di cuore Piero Fissura. Grazie. E io ringrazio voi, ringrazio voi, è stata una bella esperienza. Grazie a voi. Vuoi rimanere e sentire quello che poi dirà Silvano Fuso? Siamo contenti. Sì, sì. Ok. Sì, sì. Ok. Signore e signori, il salotto di Morgana. Sì. C'è stata la settimana scorsa una interruzione della continuità di queste serate, ma è il piacere di ritrovarvi, e sperando che siate in molti ad ascoltare questa interessantissima trasmissione che è nata dal genio di Flavio Azzarelli e di Luca Valerio, che intervistano sempre persone meravigliose e molto interessanti. Allora, oggi volevo, siccome è un periodo particolarmente psicologico, in questi giorni ho ospitato e sto ospitando un'amica molto interessata diciamo professionalmente nel campo psicologico, e abbiamo fatto delle lunghe chiacchierate sul mondo trav, sul mondo del, diciamo, sulla condizione dell'uomo, sulla condizione della donna in questi giorni, e diciamo che mi sono trovato in casa un nuovo ospite, non solo la mia amica, ma vi presento il mio sacchiotto, eccolo qui, non so ancora esattamente cosa farci, me l'ha regalato, mi ha detto che bisogna lavorare molto con lui, e quindi io accolgo questa nuova presenza in casa, che sarà presente sempre nella mia vita. Praticamente mi ha spiegato che questo orsacchiotto sarebbe la mia parte bambina, e quella con cui devo dialogare e giungere ad un compromesso per, diciamo, lenire quello che possono essere stati i dolori della vita e le mancanze che si sono presentate, diciamo, nella prima infanzia. Lasciato un buon momento e salutando il nostro orsacchiotto, che eccolo qua, non ha ancora un nome. Se avete un nome da suggerire, io lo accolgo volentieri e valuteremo. Comunque, quello che mi interessa di cui mi interessa parlare stasera, parlerò per le prossime serate, diciamo, del salotto di Morgana, durante quei 10 minuti che occupo, ringraziando comunque sempre la redazione dell'Ora di Amadeus, parlerò di argomenti di carattere psicologico. Oggi volevo approfondire un attimo il fatto degli incontri, delle persone che conosci nella vita e di cosa hanno da insegnarti. In realtà quello che ho potuto capire nel mio percorso è che le persone che si presentano sono effettivamente dei maestri che ti portano delle informazioni, ti portano delle conoscenze, ed esclusivamente questo avviene nel momento in cui sei pronta a riceverle. Quindi nel momento della tua vita in cui devi fare una crescita, devi migliorare, devi capire certe cose, si presentano delle persone in maniera totalmente inaspettata e attraverso percorsi e canali i più vari, che ti portano
un'informazione, che ti dicono qualcosa che doveva esserti detto e solo in quel momento, non prima e non dopo. Quindi la cosa meravigliosa della vita è proprio il saper accogliere e capire quelli che sono gli insegnamenti che ci arrivano. Purtroppo gli insegnamenti, dico purtroppo perché dal nostro punto di vista, diciamo, mondano, sono sempre negativi, nel senso è attraverso probabilmente il dolore, la sofferenza, che gli insegnamenti vengono raccolti in maniera più profonda. Nei momenti in cui ci sono dei momenti della vita di relax, di pausa, in cui non succede niente, in cui il tuo lavoro procede bene, in cui la tua vita procede in maniera più o meno piatta, gli amici sono sempre gli stessi, le cose che dici sono sempre le stesse e non cresci sostanzialmente. Purtroppo la crescita avviene attraverso il dolore, attraverso perché è la forma forse più potente di apprendimento. Ed è questo il motivo per cui ci troviamo in questo mondo, che in questo momento tra l'altro è così difficile e complicato, perché uno dei momenti della storia dell'umanità forse più straordinari e difficili. Pensiamo a tutto quello che ci viene imposto e più o meno reale, questa realtà che io trovo virtuale quasi, cioè vedere le persone che escono che escono in strada tutte con la mascherina, tutte mascherate, cosa vuole dirci questo momento? Di cosa ha bisogno l'umanità? Questo è un pensiero che sto facendo in questi giorni, in questi mesi. Quale sarà l'esito? Lì dipende da noi, dipende da quello che bisogna che accada. Ecco, attendiamo e con fiducia apriamo i nostri cuori e quindi speriamo nel meglio. Ecco. Detto questo, volevo un po' parlare anche appunto, di come funzionano i percorsi di crescita. Io mi trovai intorno ai 30 anni, adesso ne ho 54. Mi trovai ad affrontare una crisi intorno ai 29-30 anni, insomma, a quell'età lì mi trovai ad affrontare una crisi esistenziale dovuta a una perdita affettiva molto importante per me, che mi portò ad affrontare un percorso da una parte psicoterapico, da una parte meditativo con lo yoga, con la meditazione e con tutte le pratiche ad esso connesse e a conoscere persone che mi coinvolsero in dei corsi di comunicazione analogica, di comunicazione non verbale, di ipnosi. Quindi fu un periodo questo estremamente potente che durò dai 30 ai 35 anni e mi permise di cambiare completamente rotta la mia vita. Ossia, la mia vita era una vita tranquilla, era una vita sufficientemente agiata, era una vita felice sostanzialmente, e di punto in bianco mi sono trovato in una condizione davvero disperata. In quel momento si sono presentate persone e situazioni che erano totalmente estranee alla mia vita. Sarà capitato anche a voi, appunto, un qualcosa di questo genere, e l'importante è saperle riconoscere. Io ho imparato dopo a riconoscerle alla fine di questo percorso, ho capito un pochino come comincia a funzionare l'esistenza e qual è il senso dell'esistenza su questa terra. Bisogna saper cogliere quello che sono i segnali stradali che ti arrivano durante il tuo percorso. Quando arrivi, sei su un rettilineo e non hai altra possibilità che proseguire in quella strada, altrimenti a un certo punto trovi una rotonda, trovi delle insegne, trovi di qua fai questo, di qua fai quello, di qua fai quello. In quel momento ti viene data l'opportunità di scegliere. A quel punto lì hai la possibilità di trovare una nuova strada, un nuovo percorso e di acquisire nuove conoscenze. Nuove conoscenze che non sono conoscenze scolastiche o conoscenze, diciamo, che possono essere apprese dai libri, sono
esperienze che possono essere apprese solo, sono situazioni che possono essere apprese solo dall'esperienza. E come parlavo appunto oggi con questa mia amica che ha voluto onorarmi della sua presenza e ha accettato la mia ospitalità per qualche giorno, abbiamo diciamo approfondito questi aspetti. E concordiamo, abbiamo sostanzialmente concordato che più sali nella conoscenza, più sali nel sapere, meno hai la possibilità di trasmetterlo ad altre persone. Pochi possono capire poi il tuo linguaggio. Ecco, mi trovo appunto in un momento nel quale ho imparato delle cose che non posso trasmettere. Perché le sa solo chi già le sa, non possono essere date a chi non è ancora pronto a riceverle. Vedo Luca che è comparso, vuole dirmi qualcosa. Oggi ho Sì, passato voglio dire due due corsi, cose, voglio dire. Dunque, tre. comunque Che hai il problema di di latenza. Secondo Secondo che anche io anche io sono sono passato passato da un da un percorso percorso di di crescita crescita più o più o meno meno intorno intorno ai ai 30 30 anni, quando ci Quando ci sei sei passato, passato. e terzo Terzo che che è è arrivato arrivato Silvano. Silvano. Non ti ascolto. No, ora mi No, ora ascolti. mi ascolti. Sì, ora sì. Dicevo, ho Ho avuto un avuto un percorso percorso di di crescita, crescita. anch'io intorno alla tua stessa età. E quindi mi faceva piacere manifestartelo. E in secondo luogo è arrivato il nostro amico Silvano. Silvano. Fuso. Sì, esatto. Silvano Fuso, leggo appunto che è una persona che ci parlerà di scienza, quindi divulgatore scientifico. Il divulgatore scientifico è un lavoro estremamente delicato perché mi sono accorta anche qui negli ultimi anni, mi sono accorta che la divulgazione scientifica ha a che fare sostanzialmente, e qui sarà un argomento che lo inviterò a trattare della politica che sta dietro la scienza, perché la scienza da una parte noi la consideriamo un qualcosa di puro, qualcosa di assoluto, qualcosa di indiscutibile, come la matematica, uno più uno fa due e questo vale per tutti e non è democratico. In realtà la scienza viene piegata molto spesso alle esigenze dei poteri che stanno dietro a chi finanzia questi enormi esperimenti, vuoi di fisica, vuoi di chimica, vuoi di qualunque altra materia che possa essere scientifica, ma la scienza non mi sembra più neutra, non è quella religione, diciamo, laica. Alla quale tutti possiamo confidare, viene spesso manipolata. Ecco, io vorrei che affrontasse un pochettino questo aspetto che trovo fondamentale in questo momento così, così drastico. Glielo Glielo chiediamo. Allora, chiediamo. Allora, 30 30 secondi secondi di di sigla, sigla, non di sigla, sigla, un parla, saluto dalla poi salotto della Silvano. Morghi innanzitutto. Grazie, Morghi. Sì, Morghi ha ragione, perché bisogna parlarne di questo argomento. Ma io a Silvano Fuso voglio fare prima un'altra domanda. Silvano Fuso,
Buonasera Luca, buonasera a tutti. Ma come si sta ad avere un asteroide intitolato? Mi aspettavo questa domanda. Certo. Guarda, una mia amica mi aveva detto, amica e collega, mi aveva detto, guarda, non lo fare sapere in giro, perché con i tempi che corrono rischi che ti ci facciano pagare l'IMU. E io di rimando le avevo risposto che il problema saranno le spese di viaggio del geometra che deve fare il rilievo. E comunque, a parte gli scherzi, sì, io ho questo onore, una cosa che mi aveva fatto molto piacere. Nel 2013, se ricordo bene, un asteroide della fascia principale fra Marte e Giove era stato intitolato a mio nome. C'è una storia dietro a questo asteroide, perché io avevo fatto delle conferenze presso un osservatorio astronomico che è proprio specializzato nella ricerca e nella individuazione di nuovi asteroidi. E così, in segno di riconoscenza per le conferenze che avevo fatto, mi avevano chiesto se mi avrebbe fatto piacere appunto avere un asteroide. Chiaramente io dissi subito di sì. Però la cosa non era immediata, perché gli scopritori dell'asteroide hanno proposto di battezzarlo con il mio nome, però poi c'è una procedura piuttosto lunga, c'è un ente specifico che si occupa appunto di asteroidi, che fa parte dell'Unione Astronomica Internazionale, che insomma ha esaminato tutta la pratica e alla fine è andato tutto come doveva andare, per cui dal gennaio 2013 c'è questo asteroide che porta il mio nome. È una cosa carina, ripeto, mi aveva fatto molto piacere. Senti, Morghi prima ti ha lanciato una provocazione. La scienza non è neutrale, la scienza è instrumentum regni. Fammi fare il professore di latino ogni tanto. Che sono? E ogni tanto mi diverto, una citazione latina è divertente, ci sta sì. E la scienza come instrumentum regni, come mezzo della politica, ma dunque sarebbe un discorso lungo. Bisogna considerare diversi aspetti della scienza, perché la scienza è prima di tutto uno strumento di conoscenza che l'umanità è riuscita ad escogitare, strumento che ha dimostrato e continua a dimostrare tutta la sua efficacia. Io ho sentito in parte l'intervento di Morgana, ha paragonato la scienza a una religione. Questo è quanto di più sbagliato si possa fare, perché se c'è una cosa antidogmatica è proprio la scienza, mentre le religioni vivono su fedi, su credi incrollabili, appunto su dogmi. La scienza è profondamente antidogmatica e lo dimostra il fatto che mette costantemente in discussione se stessa. Le religioni non lo fanno assolutamente. Prova ne è che le religioni sono sempre uguali a loro stesse, mentre la scienza è in continua evoluzione. Se noi guardiamo la storia della scienza, c'è una evoluzione progressiva. Un libro di chimica di 100 anni fa è diverso da un libro di chimica di oggi, e quello di oggi sarà diverso da quello di ciò che accadrà fra 100 anni. Questo è un primo punto che bisogna sottolineare. Poi c'è un altro aspetto, la scienza è comunque un'attività umana, fatta da esseri umani che si portano dietro tutte le loro debolezze, le loro emotività, le loro manie, le loro idiosincrasie, e tant'è vero che esiste una disciplina specifica che si chiama sociologia della scienza, che analizza proprio tutte questi aspetti tipicamente umani che possono avvenire all'interno, che si possono verificare all'interno della comunità scientifica. Ora, per quanto riguarda il fatto che la ricerca scientifica possa subire pressioni da parte
di poteri più o meno occulti. Allora, quello che può succedere è sicuramente che la politica possa influire sul tipo di ricerca che si deve fare. È chiaro che attraverso banalmente il sistema dei finanziamenti pubblici si può favorire la ricerca in un determinato settore a scapito di altri o viceversa. Questo sicuramente succede. Però quello che nessun potere può fare è interferire proprio nei contenuti della scienza, perché, come dicevo, la scienza è un metodo di indagine della realtà che mette continuamente in discussione se stesso, per cui i meccanismi autocorrettivi della ricerca scientifica, della comunità scientifica, fanno inevitabilmente emergere anche eventuali manipolazioni, eventuali frodi. Io mi sono occupato a lungo di queste tematiche, ho scritto anche qualche libro in merito. Nella storia della scienza ci sono stati episodi o di abbagli involontari oppure di frodi deliberate, cioè scienziati disonesti che alteravano i risultati delle loro ricerche per motivi vari, per fare carriera, per danneggiare avversari, eccetera. Però in nessun altro campo delle attività umane vale il modo di dire secondo il quale le bugie hanno le gambe corte, perché tutti questi tentativi di frode sono stati smascherati grazie proprio a questi meccanismi di autocorrezione continua di cui la scienza dispone. Senti, facciamo un attimo intervenire Morgana. Morgana, sei soddisfatta? Sì, sì, sono presente. Buonasera Silvano, piacere. Buonasera. Buonasera. Ecco, sì, quello che dici è vero in parte, secondo me, cioè hai detto quello che dovevi dire. Scusami se il mio primo intervento è un pochino polemico, però anch'io ho avuto una cultura scientifica e ho amato la scienza, ho fatto liceo scientifico, ho fatto chimica e quindi diciamo sono un pochino dentro, ecco, queste cose. È chiaro che parliamo ad esempio, l'esempio più eclatante, la cosmologia. Se tu studi il Big Bang ti finanziano, se tu dici il Big Bang non è esistito e c'è la creazione continua piuttosto che un universo ciclico eccetera eccetera, probabilmente tu perdi la tua cattedra e te ne vai a casa e l'affitto di casa non lo paghi, per cui hai bisogno di rimanere nella linea che in qualche modo conviene a qualcuno. È chiaro che se uno studia gli insetti e dice ho scoperto una nuova specie, va bene a tutti, ma se tu dici qualcosa che non va bene alle grandi corporations, probabilmente te ne vai a casa e ti succede qualcosa. Ecco, per cui io ho fiducia nel metodo scientifico, fiducia però non ho fiducia nella statistica che viene utilizzata. C'era un presidente americano che diceva ci sono le bugie, le fottute bugie, e c'è la statistica. Cioè si può dire qualunque cosa manipolando poi l'opinione pubblica, gli acquisti, il grande business, quindi da una parte c'è la scienza degli scienziati che sanno come vanno le cose o che provano a saperlo e che dibattono sugli argomenti, c'è la scienza che arriva al grande pubblico con un super quark che è quella che devi sapere ed è quella che funziona e tanti saluti, non c'è altro, cioè al pubblico, alle persone viene detto, e particolarmente in questi periodi la virologia è un argomento nel quale chiunque può dire qualunque cosa, ma se dice quella giusta va avanti, se non dice quella giusta finisce male. Ecco, questo è un pochino il punto. Cioè ci sono scienze che sono indiscutibili come la matematica, ci sono scienze discutibili come la virologia. Ecco, sono gradi diversi di scienza. Ecco, e questo comporta delle scelte politiche, sociali, di vita, di soldi, soprattutto di soldi, che sono fondamentali, enormi e gigantesche. Quindi di fronte a questo ci si passa sopra con lo schiacciasassi. Non c'è scienza, non c'è, c'è soldi, c'è economia, c'è politica, c'è finanza. Ecco, questo è quello che io voglio sostanzialmente dire questa sera. Ma dunque, hai tirato in ballo tanti argomenti che non bisognerebbe fare.
Perché allora esiste una comunità scientifica all'interno della quale c'è ovviamente un dibattito, cioè su questioni che non sono ancora adeguatamente chiarite, quindi c'è un dibattito e, ripeto, nell'ambito di questo dibattito intervengono proprio i meccanismi autocorrettivi di cui parlavo prima. Cioè se uno scienziato, un ricercatore presenta determinati dati, presenta determinate teorie, gli altri ricercatori dello stesso campo fanno un po' le pulci a quello che lui ha comunicato. Cioè una delle principali attività dei ricercatori è proprio controllare la validità del lavoro fatto dai propri colleghi, quindi è qui che interviene l'autocorrezione. Su certi argomenti la comunità scientifica ha raggiunto, diciamo, un ragionevole grado di certezza fra mille virgolette, perché la certezza assoluta ovviamente nella scienza non esiste, questa è una cosa di nuovo da sottolineare, esistono verità con la V minuscola provvisorie, proprio a causa dell'evoluzione continua di cui parlavo prima. Dicevo, esistono comunque argomenti sui quali la comunità scientifica ha raggiunto una posizione sostanzialmente condivisa. Discorso diverso è come queste cose vengono comunicate al pubblico. Qui sì che possono intervenire pressioni, possono intervenire centri di potere. Abbiamo un esempio quotidiano sotto gli occhi: il presidente degli Stati Uniti assume delle posizioni che sono in netto contrasto con quello che viene sostenuto dalla comunità scientifica, e evidentemente lui riesce però, grazie alla posizione che ricopre, a veicolare queste false informazioni. Questo è forse il caso più eclatante, però ci possono essere tantissimi altri esempi anche in casa nostra. Cioè molto spesso, ad esempio, nei talk show televisivi, in nome di un errato concetto di democrazia, in nome di un par condicio tirata per i capelli, magari su certe tematiche si contrappongono due campane. No, da una parte magari c'è il ricercatore che è veramente rappresentativo di ciò che sostiene l'intera comunità scientifica. Dall'altra parte magari c'è un altro ricercatore che magari fa veramente di mestiere il ricercatore, ma che è in nettissima minoranza all'interno della comunità scientifica. Un esempio lo abbiamo avuto di recente a proposito proprio del campo della virologia che Morgana citava, il tanto decantato da qualcuno professor Tarro, nel campo della virologia è in nettissima minoranza, perché le cose che lui sostiene non sono assolutamente condivise dal resto della comunità scientifica. Questa maniera di fare informazione, ripeto, a volte anche in perfetta buona fede da parte di chi realizza certi programmi, perché loro, ripeto, si rifanno, no, a un principio di democrazia, a un principio di par condicio, però è un modo che crea una terribile confusione nel pubblico, perché magari questi due ricercatori vengono presentati, no, come esponenti egualmente legittimi della comunità scientifica, quando in realtà non lo sono affatto. Per cui un conto, ripeto, è ciò che si ritiene valido nell'ambito della comunità scientifica, un conto è ciò che viene veicolato al pubblico. E qui interviene proprio il ruolo importante dei comunicatori, dei divulgatori della scienza, che se fanno bene il loro mestiere fanno appunto chiarezza relativamente a questi ambiti in cui spesso si rischia di avere confusione da parte, diciamo, dei media generalisti. Bene. Invece, Silvano, io due cose. La prima, Flavio aveva inquadrato la falsa scienza. Tuo libro. Era proprio uno di quei libri a cui mi riferivo, in cui io analizzo diverse cose di scienza deviante, o in buona fede o in mala fede, però in questo libro appunto cerco di dimostrare quello che dicevo prima, che nella scienza le bugie hanno le gambe corte, perché in tempi più o meno lunghi vengono smascherate per quello che sono. Invece tu, perché hai scritto un libro sulla magia? Tu, proprio tu.
Sì. Allora, intanto intendiamo subito che parte del CICAP. Intendiamo subito che la magia è il pensiero magico, diciamo, prescientifico, ma è semplicemente l'illusionismo, quindi una nobile arte, una nobile forma di intrattenimento. Infatti quest'ultimo libro, magari lo posso far vedere io, è questo, faccio un po' di autopromozione, scusate. Viene sempre bene. Quest'ultimo libro io l'ho scritto con un carissimo amico che è Alex Rusconi, che è un illusionista, lui di mestiere proprio fa l'illusionista. Se vedete c'è anche la prefazione di Raul Cremona, che è un altro illusionista. Tra l'altro Raul è conosciuto dal grande pubblico soprattutto come mago comico, no? Pensiamo al mago Ronzo o Silvano, il mago di Milano. In realtà Raul Cremona è un cultore coltissimo proprio di storia dell'illusionismo, quindi lui ha una profonda competenza nella storia dell'illusionismo, tra l'altro è un collezionista, un cultore proprio di questa arte. E lui gentilmente ci ha scritto la prefazione a questo libro. In questo libro che cosa ci proponiamo, io e Alex Rusconi? Ci proponiamo sostanzialmente di analizzare i rapporti che esistono fra scienza e illusionismo. Può sembrare un'idea strana, no, accostare queste due discipline, perché apparentemente sembrano discipline molto diverse, no? Perché se ci ragioniamo un attimo, la scienza cerca di fornire proprio una immagine, no, una descrizione quanto più accurata possibile della realtà che ci circonda. Per contro, invece, l'illusionismo cerca di manipolare la realtà, di farla apparire diversa da quella che è, no? È tipico degli illusionisti, no? Simulare fenomeni che non esistono e che non possono esistere sulla base delle conoscenze scientifiche che noi abbiamo. Quindi apparentemente sembrano discipline molto lontane. In realtà, se si analizzano a fondo, ed è proprio quello che abbiamo cercato di fare nel nostro libro, ci sono moltissimi punti di contatto fra la scienza e l'illusionismo. Un primo punto di contatto è l'amore per il senso della meraviglia. Se ci pensiamo bene, no, qualsiasi forma di conoscenza umana nasce proprio dal senso di meraviglia, quindi anche la scienza, la ricerca scientifica nasce proprio di fronte alla meraviglia. Naturalmente, citando Kant, il cielo stellato sopra di noi. Esatto, esatto. Infatti quella frase la citiamo anche nel libro. Ma prima di Kant, addirittura i filosofi classici, Platone, Aristotele, avevano sottolineato proprio noi il ruolo che la meraviglia ha nello sviluppo della conoscenza. Aristotele diceva che la filosofia stessa nasce dalla meraviglia. Quindi un primo punto di contatto sicuramente l'abbiamo nel senso di meraviglia. Un altro punto di contatto è l'immaginazione, perché forse spesso non viene adeguatamente sottolineato, ma nella scienza l'immaginazione gioca un ruolo importantissimo. Cioè, grandissimi scienziati hanno visto, diciamo, più lontano di altri e prima degli altri, proprio grazie alla loro potente immaginazione. Cioè, prima di vedere le cose nella realtà, loro se le sono immaginate mentalmente. Non so, pensiamo a una scoperta recente, il bosone di Higgs. No, Higgs lo aveva ipotizzato teoricamente negli anni 60, dopo oltre 50 anni è stato effettivamente osservato dal punto di vista sperimentale. Quindi l'immaginazione nella scienza è importantissima, e lo è anche nell'illusionismo, perché gli illusionisti, no, quando inventano effetti particolari che lasciano a bocca aperta il pubblico, chiaramente lavorano di immaginazione, lavorano di creatività. Poi c'è un altro aspetto che noi sviluppiamo ampiamente nel libro. La mente umana è molto facilmente ingannabile. Noi, quando spontaneamente, diciamo istintivamente, ci creiamo, no, una certa immagine, un certo modello della realtà, nella maggior parte dei casi sbagliamo. La storia del pensiero umano lo dimostra ampiamente. Non so, gli antichi
avevano adottato il sistema tolemaico secondo il quale la Terra era al centro dell'universo e tutti gli astri ruotavano intorno alla Terra. Questa è l'idea intuitiva che ognuno di noi si può fare, no? Alzandosi al mattino, vedendo il sole che sorge a Levante e vedendolo tramontare a Ponente. Quindi la fisica spontanea, diciamo, no? La scienza spontanea che ognuno di noi può sviluppare da un'osservazione diretta, nella maggior parte dei casi è illusoria, cioè è sbagliata. Ad esempio il sistema tolemaico, no, per secoli è sopravvissuto finché Copernico, Galileo, eccetera, lo hanno dimostrato falso. Ci possono essere tanti altri esempi invece più diciamo vicini alla nostra esperienza quotidiana. Ognuno di noi, ad esempio, conosce le illusioni ottiche. No? Quando noi osserviamo determinate figure, le percepiamo in maniera completamente diversa da quella che è la realtà, no? Ci sono innumerevoli illusioni ottiche che molta gente conosce. Però se noi controlliamo poi attraverso opportuni strumenti, che se ci pensiamo bene è proprio quello che fa la scienza, no? Perché la scienza attua continuamente controlli sulle proprie affermazioni, ci rendiamo appunto conto di come la nostra mente cada facilmente in tranelli, in inganni. E anche qui, se ci pensiamo bene, è proprio ciò che l'illusionismo sfrutta, perché un illusionista che esegue di fronte al suo pubblico un certo numero non fa altro che sfruttare proprio queste debolezze della mente umana. Quindi qui emergono altri elementi in comune. Perché gli illusionisti sono interessati ad esaminare proprio i limiti della mente umana per allestire, assemblare numeri che riescano effettivamente a ingannare il loro pubblico. Gli scienziati, per contro, sono ugualmente interessati a mettere in evidenza i limiti della mente umana e la sua ingannevolezza, proprio per evitare di cadere vittime di certi tranelli. E quindi se si analizzano a fondo queste due discipline hanno moltissimi punti in comune. E quello che cerchiamo di fare nel libro è appunto metterli in evidenza. Senti, e che cos'è in realtà che cos'è il CICAP? Allora, il CICAP sì, è l'associazione di cui sia io sia Alex Rusconi facciamo parte. Allora, CICAP è un acronimo un pochino complicato. Certo. Allora, vuol dire... Comitato... Sai che mi viene in mente? Uri Geller. Uri Geller. Ci arriviamo a Uri Geller. Ci arriviamo. Allora, il CICAP, dicevo, è l'acronimo di Comitato Italiano per il Controllo delle Affermazioni sulle Pseudoscienze. Cosa sono le pseudoscienze? Sono quelle discipline che vorrebbero apparire come discipline scientifiche, ma in realtà non lo sono, perché non posseggono i requisiti tipici, no, di ciò che noi chiamiamo veramente scienza. Il CICAP nasce nel 1989 su iniziativa di Piero Angela, che è tuttora attivissimo nella nostra associazione, partecipa sempre a tutte le nostre iniziative. E quando nacque il CICAP nell'89, aveva un significato un pochino diverso, perché la P di CICAP in origine stava per paranormale, quindi non per... Me la ricordavo così, infatti. Ma per paranormale. Il significato della P è stato cambiato nel 2013, quindi tutto sommato quando il CICAP aveva già una certa età. Dunque, quando nacque il CICAP era particolarmente di moda, particolarmente popolare, proprio il cosiddetto paranormale, cioè l'esistenza, no, di presunti fenomeni che andrebbero oltre quelle che sono le conoscenze che la scienza ci consente di sapere relativamente alla realtà. Fra i tipici presunti fenomeni paranormali c'è, non so, la percezione extrasensoriale, la telepatia, la chiaroveggenza, la psicocinesi, cioè la capacità di muovere oggetti con la forza del pensiero, eccetera. E qui entra in ballo Uri Geller, che tu citavi, no? Uri Geller era
all'epoca, stiamo parlando più o meno di metà anni 70, era un giovanotto di origine israeliana che era riuscita a convincere mezzo mondo di avere effettivamente poteri paranormali. La sua specializzazione era proprio quella di piegare con la forza del pensiero, diceva lui, cucchiaini, forchette, eccetera. Poi un'altra cosa che faceva abitualmente era leggere il contenuto di buste chiuse, tipo indovinava disegni non sigillati in una busta e quant'altro. E la cosa buffa è che Uri Geller era stato esaminato anche da ricercatori, da fisici, insomma, persone serie che si occupavano seriamente di ricerca scientifica. E questi ricercatori, ahimè, avevano dovuto ammettere che effettivamente quello che lui riusciva ad eseguire era inspiegabile alla luce delle conoscenze scientifiche, e quindi concludevano che effettivamente lui possedesse potere paranormale. Qui entrano in gioco gli illusionisti di cui parlavamo prima, perché gli scienziati non sono esperti in fatto di trucchi. Cioè, è facile ingannare uno scienziato, certo, ingannare un fisico, ingannare un chimico, perché questi ricercatori sono abituati, no, a studiare oggetti che non ingannano, no? Le molecole, gli atomi non ingannano chi li studia. E invece i cosiddetti sensitivi molto spesso ingannano coloro che li studiano. E in particolare vi fu un illusionista americano, James Randi, tuttora attivo nonostante l'elevata età, il quale, osservando con l'occhio dell'esperto tutte le performance di Uri Geller, capì subito che lui non faceva altro che usare i trucchi da illusionista. Tant'è vero che James Randi pubblicamente riprodusse esattamente tutte le performance di Uri Geller e lo sfidò addirittura, no, pubblicamente a... Me la ricordo. Una querelle che durò molti anni, perché ovviamente poi Uri Geller, per difendere la propria onorabilità fra virgolette, denunciò per diffamazione James Randi, per cui James Randi dovette affrontare un processo dal quale ovviamente poi uscì pienamente vincitore. E ciò nonostante, però, nonostante che Uri Geller fosse stato smascherato più di una volta, addirittura spesso Uri Geller si esibiva in studi televisivi, e gli autori dei programmi in cui lui si sarebbe dovuto esibire ovviamente chiesero la consulenza di James Randi, il quale molto abilmente riuscì a piazzare delle telecamere in maniera tale che Uri Geller non capisse quale telecamera lo stesse riprendendo in quel determinato momento. No, tu sai bene che le telecamere hanno una lucetta, no, certo, che si accende nel momento in cui la telecamera sta riprendendo. Lì queste lucette erano state tutte mascherate, per cui lui non sapeva più assolutamente quale delle telecamere lo stesse riprendendo. In quelle condizioni Geller non riuscì assolutamente ad eseguire nessuna delle sue performance, quindi questa fu la dimostrazione, casomai ce ne fosse stata ancora bisogno, che lui effettivamente usava i trucchi. Sappi che un cucchiaino l'ho piegato anch'io. Sono trucchi banali, adesso i trucchi non si possono... Ma me l'avevo insegnato il trucco, c'ero riuscito. Certo, ma la cosa importante non è il trucco, la cosa importante è come lo si presenta. Non l'ho più raddrizzato il cucchiaino, però. I cosiddetti, no, degli illusionisti, a volte sono anche molto semplici, molto banali, a volte uno immagina chissà che, ma in realtà si tratta di cose piuttosto semplici. Okay. La grande abilità degli illusionisti consiste nel presentare adeguatamente un cucchiaino. E da questo punto di vista Uri Geller era bravissimo, perché lui era in grado di creare prima di tutto una gran confusione che spiazzava chiunque gli fosse davanti. Poi era un grande opportunista, nel senso che lui sfruttava ogni occasione ovviamente per arrivare all'obiettivo che si proponeva di raggiungere, a seconda delle condizioni, magari per svolgere un certo effetto
usava trucchi diversi, perché per fare un certo effetto, una certa performance, non esiste mai un unico trucco, non un bravo illusionista, però conosce diversi trucchi. E lui abilmente, no, a seconda delle cambiava a seconda delle situazioni. Cambiava a seconda delle condizioni in cui si doveva esibire. E questa sua abilità aveva fatto sì che molta gente credesse veramente che avesse dei poteri. Comunque lui stesso, che non ha mai ammesso, no, le sue malefatte, però da qualche anno frequenta abitualmente i convegni degli illusionisti. Questo la dice lunga. Lui non ha mai confessato, però nella pratica, nella realtà, praticamente come se l'avesse fatto. Ti faccio fare due domande veloci. Da Domenico Tigani, che ritorna con noi dopo un po' di tempo, e una da Pietro Fissore, che è stato ospite prima di te. Ciao, buonasera. Ciao, buonasera. Senti, una curiosità, da scienziato, cosa ti è mai capitato di analizzare, e comunque cosa ne pensi delle teorie delle civiltà presumibilmente esistite prima della nostra? Non so se hai mai affrontato questo argomento. Certo, ce ne siamo occupati. Si tratta della cosiddetta fantaarcheologia, no? Secondo qualcuno, appunto, sarebbero esistite delle fantomatiche civiltà. Ad esempio, c'è chi sostiene, ad esempio, che le piramidi non sono state costruite dagli egizi, ma sarebbero state costruite da altre civiltà, a volte si dice di origine aliena. C'è gente che ha fatto i soldi sfruttando questo filone, sono stati pubblicati diversi libri, però ad un esame obiettivo, un esame razionale, cioè quelle che secondo i loro sostenitori dovrebbero essere le prove a favore delle loro tesi, si sciolgono come la neve al sole, non c'è proprio nessuna evidenza che possa rendere, non dico credibili, ma neanche plausibili certe teorie. Gli archeologi seri hanno ovviamente analizzato tutte queste cose e le conclusioni sono state che si tratta di pura fantasia, non c'è assolutamente nessun tipo di fondamento. Grazie. Prego. Allora, io sto leggendo dei commenti di Morgana che sta dicendo: io non ho nessun rispetto del CICAP, sono servi del regime. Si tratta di affermazioni molto gravi, io ci penserei due volte prima di fare certe affermazioni, però mi piacerebbe capire su quali basi Morgana rivolge queste accuse così pesanti al CICAP. Morgana. Non c'è. Allora, si tratta di accuse totalmente ingiustificate. No, qua. Ecco, allora vorrei sapere le motivazioni che ti portano a fare certe accuse. Microfono, Morgana. No, non era mio il microfono, era di Flavio. Diciamo che la scienza al momento sta dimostrando, anche attraverso la fisica quantistica, in esperimenti in cui lo sperimentatore è parte dell'esperimento, nel senso che quello che desidera la particella fa, pensiamo alla particella, all'esperimento della doppia, come si dice, la doppia fenditura, nel quale puoi decidere se la particella va a destra o a sinistra, la particella quindi mediamente si sposta in un senso. Quindi diciamo che posso interromperti, non divagare, allora, un po' di meccanica quantistica io la conosco. Ti ho fatto una domanda specifica, vorrei sapere per quale motivo rivolgi certe accuse al CICAP. Quando tu dici che siamo servi del regime, per piacere, esplicita per quale motivo fai certe affermazioni. Ecco, ero un'assoluta fan di Piero Angela quando nei primi anni '80 ha cominciato con il mondo di Quark e faceva divulgazione scientifica seria e ci raccontava come stavano le cose, eccetera.
Poi via via, quando la scienza è evoluta, è andata avanti e si sono manifestate, diciamo, delle situazioni nelle quali c'erano delle convenienze politiche, delle convenienze economiche, delle convenienze diciamo sovranazionali, eccetera, è andato a dimostrare e a divulgare delle informazioni totalmente di parte, totalmente manipolate assolutamente, e quindi quello che lui porta avanti è esclusivamente il volere del potere, il volere dei soldi, il volere non diciamo fesserie, abbiate pazienza. Cioè, io allora ho partecipato volentieri a questa diretta, però mi rifiuto di sentire certe idiozie. Ma io perché lo capisco, la regola fondamentale della scienza è che chi fa l'affermazione deve portare le prove. Allora, tu stai facendo delle affermazioni gravissime, per cui se hai le prove, denunciaci. Prove non posso averne perché il cittadino... Non le devi dire certe cose. Le mani legate dietro e il cittadino fa quello che conviene al potere. Il cittadino fa quello che conviene al potere. Io questa sera ho partecipato per fare divulgazione scientifica. Ecco. Io non ho nessuna voglia di litigare con questa signora che ignoro, che non conosco, per cui per cortesia, allora, se volete che io partecipi a divulgazione, sono perfettamente d'accordo. Scusate un attimo, diretta con persone che fanno certe affermazioni del tutto prive di fondamento, allora vi ringrazio e stacco la connessione. Lo capisco che io non ho potere, io non ho soldi, io non ho contatti con giri massonici e cose di questo genere. Io vedo quello che succede, io vedo quello che la gente sta facendo, io vedo che il mondo sta andando in merda, io vedo che purtroppo succedono delle cose gravissime e e il potere porta avanti i soldi, la borsa. Cosa c'entrano questi discorsi? Cosa c'entrano? Siamo qui per parlare di divulgazione scientifica. Divulgazione scientifica, chiedo solo un minuto e poi eventualmente mi chiudete, ma divulgazione scientifica vuol dire questo dice questo, quello dice quello, ora vedremo cosa succederà, non è questo o è quello. L'ho spiegato prima. Allora, scusami Morgana, scusatemi un attimo, fermi tutti, non è lo stile della trasmissione, scusatemi. Perdonatemi, intervengo io adesso, prendo la parola io, mi fate parlare a me, grazie, ok? Allora, prima di tutto, abbiamo invitato gentilmente Silvano Fuso che si è concesso a questa trasmissione, ha il diritto come ospite di parlare e ha il diritto, e noi abbiamo il diritto dovere di ospitarlo, l'ospitalità è sacra. Non si mettono in discussione le cose in questo modo, scusatemi se mi permetto di intervenire, sapete che non è mia abitudine. Questa era una trasmissione basata sul fatto di parlare con il nostro ospite Silvano Fuso di divulgazione scientifica, non siamo qui a dire che questo è bene, questo è male, lui si occupa di scrivere dei libri cercando di dire delle cose, determinate cose. Scusatemi, ma non è il caso di stare a fare tutto questo caravanserraglio sul CICAP, su Piero Angela, che io non conosco, che non conosceremo mai. Parliamo, c'è Silvano Fuso, rappresenta un'eccellenza in quello che è un panorama scientifico. È una persona che si è concessa mi è bastato telefonargli chiedendogli se voleva essere ospitato e lui ha detto volentieri. Quindi ragazzi, non siamo qui a fare il caravanserraglio, perdonatemi, non è lo stile della trasmissione. Non lo è mai stato. Scusatemi, bisogna cercare di essere anche lineari. Allora, lo stile della nostra trasmissione non deve passare, non possiamo ospitare una persona
una persona e attaccarla. Non è mai stato così. Quindi, se vogliamo attaccare una persona, chiediamo prima, chiariamo prima le cose, facciamo un preliminare e chiariamo che sarà un dibattito di un certo tipo. Qui c'era da parlare semplicemente di come si prendono delle cose e le si analizzano. Io i libri di Silvano Fuso sono scritti, faccio la pubblicità a Silvano Fuso personalmente io, sono scritti in uno stile, a me piace, devo dire la verità, leggere questo genere di libri, lo leggo volentieri, ne ho presi parecchi, li ho letti, ho letto parecchi autori e Silvano Fuso, che tra l'altro è del Levante, di Lavagna, eccetera, vi garantisco che scrive in uno stile gradevolissimo, velocissimo, e spiega delle cose con poche pagine. Ora, che poi ci sia da fare l'attacco al CICAP, allora se dobbiamo fare l'attacco al CICAP, chiederemo di fare una trasmissione successiva nella quale esamineremo questo tipo di argomentazioni, ma non mettiamoci in questo momento a fare questo. Scusatemi se mi sono permesso di intervenire, però ragazzi, ci vuole uno stile nelle cose, abbiate pazienza, e non è lo stile di questa nostra trasmissione. Scusatemi, perdonatemi. Se posso dire un minuto una cosa, io mi scuso per essere stata magari un attimo troppo calda e determinata, ma io credo seriamente che il CICAP non faccia l'interesse della gente. Il CICAP fa l'interesse del potere, di quello che è il mainstream. Sarà un argomento di una successiva sviluppo. Non è oggi l'argomento. Ok, allora ho capito male io e ho sentito parlare di CICAP. Ho scritto in privato appunto che io non ho nessun rispetto del CICAP, ma l'ho scritto in privato perché volevo evidenziare quello che era il mio pensiero personale, cioè credo che sia anche legittimo, cioè sostanzialmente ci sono persone non facciamo le trasmissioni della TV, l'abbiamo detto più volte, cerchiamo di essere differenti, quindi nella differenza nostra deve esserci questo fatto di non metterci a discutere. Scusatemi, mi piange il cuore personalmente di vedere delle persone che discutono. Non discutiamo, per favore. Io riconosco sicuramente Silvano Fuso, la cultura è una competenza superiore alla mia. Io faccio nella vita cameriere, quindi sostanzialmente non è che abbia fatto granché nella cosa. Non mi sono laureata e sono arrivata alla tesi, e quindi però un'idea della scienza ce l'ho, un'idea della vita ce l'ho. E su certi argomenti mi sento un po' guerrigliera, mi chiedo scusa per questo, ma ho un'idea non mainstream, ecco, punto e basta. Se il CICAP, questo è chiarissimo. Mi scuso se sono andata troppo oltre e non volevo forse, cioè, dovendolo rifare, non sapevo chi era Silvano Fuso, perché purtroppo io arrivo di trasmissione sempre, ho delle giornate molto dure, molto lunghe, per cui arrivo e vado a braccio, quindi ho fatto questo intervento perché lo sento proprio profondamente. Io l'abbiamo capito, basta. Stop. Grazie. Allora, volevo fare un'osservazione a proposito di quello che è stato detto, no? Allora, l'ho già detto, ma lo rimarco. Fare divulgazione scientifica non significa far sentire tutte le posizioni che ci possono essere nell'ambito della comunità dei ricercatori, perché, come dicevamo, ci sono dei ricercatori totalmente minoritari che sostengono cose che non sono condivise dal resto della comunità scientifica. È inevitabile che chi fa divulgazione scientifica faccia riferimento alle cose che sono condivise dall'intera comunità scientifica. Piero Angela, in Super Quark, aveva fatto un servizio insieme al suo collaboratore Gian Gipoli sull'omeopatia,
e lui aveva detto esattamente qual è la posizione della comunità scientifica riguardo all'omeopatia, cioè che è una pratica pseudomedica che non ha mai dimostrato la propria efficacia, che si basa su concetti totalmente superati dalle moderne conoscenze scientifiche. Ben tre associazioni di medici omeopati lo hanno denunciato per diffamazione. La loro tesi era la seguente, cioè secondo la loro posizione Piero Angela nel suo programma avrebbe dovuto dare spazio anche alla voce degli omeopati. Chiaramente la linea difensiva di Piero Angela, che tra l'altro poi aveva avuto l'appoggio, la solidarietà di premi Nobel, tra cui Rita Levi-Montalcini, Carlo Rubbia e tanti altri, la linea difensiva di Piero Angela è stata quella che dicevamo prima. Cioè la divulgazione scientifica non deve far sentire tutte le campane, deve comunicare al pubblico quella che è la posizione condivisa dalla comunità scientifica, e questo Piero Angela aveva fatto riguardo all'omeopatia, per cui non c'era assolutamente nessuna ragione di dare spazio alla voce degli omeopati. Piero Angela è stato assolto con formula piena, per sottolineare l'aspetto che veniva della divulgazione scientifica di Piero Angela. È inevitabile che succeda questo, cioè, ripeto, non si possono dare spazi uguali a personaggi che non hanno la stessa rilevanza all'interno della comunità scientifica, perché in qualsiasi ambito si troverà sempre il ricercatore fuori dalle righe che sostiene bizzarrie in cui soltanto lui crede, e non si può dare lo stesso spazio. Ripeto, il compito della divulgazione scientifica è far conoscere qual è la posizione condivisa. Questo non significa essere servi del regime, come è stato poc'anzi detto, cioè è un fraintendimento totale di cosa significa fare comunicazione scientifica. Sì, sì. Stavo dicendo che io fui, era il 1981, ero proprio, avevo 14 anni. E fui entusiasmato da Piero Angela che venne a Genova e spiegò a tutti in una sala stracolma che cosa fosse la divulgazione scientifica. Ed è quello che hai detto tu. Cioè, lui è stato un caposcuola in Italia, infatti siamo tutti debitori nei confronti di Piero Angela, perché lui effettivamente ha aperto una strada che in Italia nessuno aveva mai percorso. Lui fa divulgazione corretta, documentandosi in maniera approfondita, chiaramente prima di affrontare certi argomenti. Purtroppo ci sono nel panorama italiano degli pseudo divulgatori, cioè personaggi che magari fanno trasmissioni televisive con un tono sensazionalistico, con un tono eclatante, semplicemente per aumentare gli indici di ascolto, ma fanno un pessimo servizio nei confronti del pubblico, perché molto spesso veicolano idee che non hanno assolutamente fondamenti. Ad esempio si parlava prima di fantarcheologia, no? Sappiamo tutti ci sono trasmissioni anche su canali RAI, che secondo me è particolarmente grave, perché la RAI dovrebbe fare servizio pubblico, in cui queste cose vengono divulgate come se fossero in qualche modo fondate dal punto di vista scientifico. Questa non è divulgazione, questa è una spettacolarizzazione di idee sbagliate con vili intenti di puro marketing. Sì, abbiamo visto due libri tuoi, quello in collaborazione con l'illusionista me lo comprerò sicuramente, anche perché io credo che appunto se uno ha una mente bambina la scoperta scientifica e il gioco di magia, anche la carta che diventa piccola, che diventa grande, quelle... È ovvio che c'è. Ma infatti noi citiamo anche diversi personaggi illustri
che sono stati grandi appassionati di scienza e al tempo stesso grandi appassionati di illusionismo. Cioè, ce ne sono parecchi che noi citiamo. Tra l'altro, se interessa questo libro, verrà presentato sabato 24 alle 21 nella sala del Maggior Consiglio di Palazzo Ducale nell'ambito del Festival della Scienza. Ci sarò sia io sia Alex e parleremo un po' dei contenuti del nostro libro. Sì, sì, penso se riesco a organizzarmi con le mie faccende domestiche di badanti, vengo. E gli altri libri che hai scritto, a parte i due che abbiamo visto, Falsa Scienza e... Dunque, io ne ho scritti tanti. Dunque, io sono intanto chimico, per cui una parte dei libri che ho scritto hanno a che fare con la chimica. Ad esempio, nel 2014 ho scritto un libro che si intitola Chimica quotidiana, per far vedere proprio come la chimica non sia soltanto una cosa strana praticata dai chimici nei laboratori, ma la chimica sia dovunque, cioè intorno a noi dal mattino alla sera noi abbiamo a che fare con la chimica. E infatti quel libro è strutturato proprio in questa maniera, cioè io immagino una persona qualsiasi che si alza al mattino e fa tutte le sue faccende per tutta la giornata fino all'ora di andare a dormire e sottolineo proprio istante dopo istante della propria vita quanta chimica ci sia proprio nella vita di ognuno di noi. Questo perché molto spesso la chimica viene ingiustamente demonizzata, no? Di solito la chimica viene associata a veleni, a inquinamento, a disastri ambientali. Nessuno nega che queste cose esistano, però derivano da un cattivo uso della chimica. Cioè, non si può accusare la chimica, non si può pretendere, no, come da alcune parti viene sostenuto, che bisognerebbe bandire la chimica. Cioè, bandire la chimica è un non senso, perché se la chimica non esistesse non esisteremmo neanche noi, perché noi siamo macchine chimiche. Scusa la provocazione, quando si dice c'è chimica fra di noi è un altro gioco? Quello è un modo, diciamo, è soprattutto riferito ai rapporti interpersonali, ai rapporti sentimentali anche, no? In cui effettivamente anche la chimica può realmente avere un gioco, no? Tipo negli animali sono particolarmente importanti i feromoni, no? Che sono proprio dei messaggeri chimici di carattere sessuale. Ora nell'uomo forse contano meno, però da un certo punto di vista la chimica c'entra in qualsiasi nostra attività, anche nel pensiero, nei sogni, cioè, la chimica c'entra. I neurotrasmettitori, no, che regolano il comportamento del nostro cervello sono messaggeri chimici, quindi la chimica c'è dappertutto. Flavio. Rieccomi. Ecco, allora, intanto dicevo una cosa che... Silvano Fuso ci è stato presentato dal nostro amico Giorgio Temporelli, che ci ha... È un carissimo amico comune. Mio carissimo, esatto. E per me è una persona che con una storia alle spalle, nel senso che ci siamo conosciuti un bel po' di anni fa, abbiamo fatto delle cose insieme interessanti con Giorgio, quindi sì, grazie. Io ho fatto delle cose insieme a Giorgio, è un'ottima persona, preparatissima, e lui è un altro di quelli che fa corretta divulgazione scientifica. Sì, assolutamente, certo. Infatti abbiamo fatto una bellissima puntata sull'acqua con lui, molto interessante. È uno dei massimi esperti italiani. Difficilissima perché era sabato sera. Immagino, certo. Ecco. Quindi a me non resta che ringraziare Silvano Fuso per la partecipazione e in qualche modo elogiarlo nuovamente per i libri che io ho letto che mi sono piaciuti. Ripeto, perché leggendo tanti libri di questo genere trovo che la capacità di comunicazione di Silvano è molto forte, diretta. Non si allunga troppo, sono ben mirati con gli esempi giusti, eccetera.
E grazie. Grazie, grazie, grazie. Grazie a voi, grazie a voi. Grazie. Grazie a tutti. Alla prossima. A tutti. Alla prossima. Buona serata, arrivederci. Alla prossima. Alla prossima. Vai. Beh, vabbè. E allora ci vediamo mercoledì. Ci vediamo mercoledì, esatto. Con gli Avion Travel. Con gli Avion Travel. E con Sergia. E con Sergia Monleone. Sergio Monleone. Ma eccoli. La grande Sergio Monleone. Sergina. Che c'ha con Morgana ci vediamo invece lunedì prossimo Morgana, parleremo di una bottega a Chiavari. Okay. Una bottega di un signore che costruisce polene. Pensa a te. Quindi ci sarà questa puntata. E ormai ha quasi 80 anni, quindi saremo di nuovo nella zona del Levante, ospite questo signore che costruisce queste bellissime polene veramente belle, e anche questa bottega che è un luogo di ritrovo di artisti che si incontrano, parlano. Beato lui che può permettersi queste cose. A 80 anni sicuramente si è alla conclusione del proprio percorso di vita e quindi ci si può permettere di essere quello che si è. Prima purtroppo bisogna lottare per sopravvivere, bisogna lottare contro mille forze negative, mille forze contrarie che cercano di annullarti in tutte le maniere. Nella terza età sicuramente uno può rinunciare a quello che è la sua immagine pubblica e portare alla luce quello che è la sua intimità, il suo interno, la sua creatività, e quindi svilupparla e portare a compimento un percorso di vita importante, un percorso di vita importante, perché la vita di chiunque è importante. E quindi conosceremo volentieri questa persona. Io, perfetto. Ecco, io arrivo in trasmissione sempre di corsa, come ho detto, non so che cosa sta per succedere e vado alla sensazione del momento e porto quella che è la mia sensibilità, la mia conoscenza, il mio modo di essere. Soprattutto trasgressivo, ma non nel senso erotico del termine, nel senso della vita, nel senso la trasgressione, cioè non essere in linea con quello che bisogna fare. Un programma che potrebbe essere, Flavio, interessante è il politicamente corretto, cioè la disgrazia del politicamente corretto, del dover essere tutti allineati su un pensiero unico che è quello che viene detto giusto, ecco, cioè di giusto non c'è niente, la vita è eterna, la vita è infinita. Aspetta, stai buono, chiudi tu, chiudi. Vai, ecco, chiudi vi ringrazio dell'onore di chiudere la trasmissione. Ringrazio il signor Fissore e Silvano Fuso che hanno partecipato. Mi scuso per essere stato troppo calda, evidentemente, però è un'occasione che forse capita una volta nella vita di poter, per una persona normale, una persona del popolo, una persona che ogni giorno si alza al mattino e lavora fino a mezzanotte per portare avanti la propria vita, senza rinunciando a tantissime cose, rinunciando praticamente a tutto per portare avanti quello che è la vita quotidiana. Per cui il discorso della scienza è importantissimo, nella mia vita è stato fondamentale, io credevo nella scienza in maniera enorme. Ero totalmente affascinata e convinta della realtà della scienza. In realtà la scienza è un qualcosa che è in continuo divenire, è un processo parziale, un processo di conoscenza per gradi,
che però non arriverà mai all'assoluto a Dio, ma arriverà a via via a conoscenze sempre superiori. Essere possessori della scienza e di indirizzarla e comandarla vuol dire avere potere. Ecco, in questo senso io ho detto che il CICAP, secondo me, è un aspetto del potere, è una perché dimostrano, o credono di dimostrare, deridendo gli studi e le possibilità che esistono per l'uomo di crescere. Il CICAP purtroppo è una emanazione del potere, per quello che mi va bene, basta. Va bene. Adesso la chiude Luca. Provo con Luca a fargli chiudere la trasmissione. Va bene, stasera siamo tutti matti. Luca, okay. Chiudi tu la trasmissione. Va bene. Allora, ringraziamo tutti quelli che sono stati all'ascolto. Ringraziamo Piero Fissore e Silvano Fuso. E diamo appuntamento a dopodomani con gli Avion Travel, ospiti nazionali, e la nostra Sergio Monleone, che fu opinionista nella direttona del 25 aprile, se non sbaglio, Flavio. Esatto, confermo. Signore e signori, buonasera.